Vediamo un po'. Vediamo se il volume c'è. Ci siete, ragazzi? Ciao a tutti, ciao. Allora. Allora. Un attimo, ok, mi vedete, mi sentite? Calma, perché adesso devo invitare. Allora. Devo invitare. Ok. Metti un nome e poi entri. Scrivi Fabio Menghi e poi schiacci Enter. Scrivi Fabio Menghi e schiacci Enter Broadcast. Io ti vedo e ti faccio entrare. Ok, un attimo che qua è la prima volta. Qui non siamo ragazzi, qui siamo. Eccolo! Eccolo! Un attimo, eh? Add to stream, eccolo! Minchia, mamma Ti sento! Figa, che passo tecnologico che abbiamo fatto! mia, Che grande passo! Io non ci capisco! Benvenuto! fin La troppo, grazie. purezza! La purezza contro la falsità! Ciao, Fabio Menghi! Ti dico Certo. solo che siamo in 220 e praticamente ho avvisato 3 minuti fa. Minchia. Allora, facciamo la prova audio. Prova a dire la frase mitica Mai Milan. Mai Mai Milan, punto Milan. di domanda. Si sente bene? Si vede il gatto? Prova a alzare un po' il volume. Alto volume, vai Ok, di volume. perché poi arriveranno. Ok, alzo anch'io il volume. Ci sentite bene? Ti saluto. Tu puoi leggere la chat, hai visto? Io non vedo niente, vedo solo te adesso. Tu vedi solo me perché sei su StreamYard. Ok, aspetta, fammi pensare quando sono ospite io. Però se tu vai, dovresti. Ah, tu sei Ah, lì. mi esce scritto chat, devo schiacciare sulla chat Se tu probabilmente. scrivi chat, prova a No, vedere se la tu. leggo la chat, guarda qua, chat. Ecco qua, se tu leggi ci sono, dovresti vedere Sì, 300 persone. private chat. La private chat siamo io e te. Mentre invece la chat normale, Mi sa che ce l'hai te allora. la chat normale, qua vedi Mai Milan, punto di domanda, Fabio Palmieri, Umbi Inter, più Menghi per tutti. Ti Boh, me li dici te, dai, Fabio. sentiamo, ti vediamo da Dio. Adesso ti sento bene, ok. New Perfetto. comment. Ok, te li leggo io. Tu tanto. Vai, leggi te. Ok. Idoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sì. Buon pomeriggio Ok. di Formula 1. Ci sono le qualifiche, sto guardando le qualifiche di Formula 1. Vedo una cosa Grande. rosso-nera, che sai com'è. Rosso-nera. Il rosso nero non è mai Non buono. è mai buono. Quindi guardi le qualifiche, non pensavo di trovarti, non ho preparato nulla e quindi Le improvvisate sono sempre più belle. anche sotto casa. Certo. Alla Allora, residenza. alla residenza, esatto. Ti ricordi quando ho tirato il piatto al Certo mottarella che mi ricordo. Noi ti tiriamo la riga sulle e tapparelle. si è rotto il vetro? Si è rotto il vetro, minchia il B&W. E poi io ho tirato i piatti e un piatto disco volante ha preso la cassetta alla luce. Quello era un missile. È andata così. Qualcuno ha rischiato la faccia. Mamma mia.
Come sta la Ferrari? Come Io sta non ho. Ferrari? Secondo me non tanto bene. Ora, io non sono ferrarista, ovviamente, perché sono interista, di conseguenza Grazie. non so, io sono interista fino in fondo, hai capito? Quindi non sono ferrarista, però non sono neanche, sono neutrale, diciamo, ma la Ferrari non bene, diciamo, è ok, non bene. Quindi tu segui l'Inter, il calcio in che ordine? Quindi, allora, Menghi Io versione. seguo l'Inter da quando sono nato in famiglia di interisti, tutti interisti sia da parte di padre che di madre, interisti che sono sempre andati allo stadio, quindi da una, due, tre, da quattro generazioni di interisti io provengo, ok? E ovviamente non potevo che non essere interista, poi caratterialmente, emotivamente, psicologicamente interista nato, no? Quindi calzo a pennello nell'Inter. E poi sono un amante dello sport e quindi del calcio che in generale, ovviamente, capito? Intanto, boom! Grazie ad Alberto Traini che ci dona, grazie per la donation, il Numero uno, Menghi. numero uno. Grande Alberto, perché poi ho il Menghi, appena si potrà uscire in questo paese di merda, allo stadio lo Allo porto a stadio, tutti allo quello. stadio, ma anche se non ci fanno uscire, usciamo noi, ce ne sbattiamo i coglioni. Adesso, A noi del hanno ufficialmente rotto il cazzo. coprifuoco! È ufficiale. Non ce ne frega un cazzo, Mina Mina vaffanculo. Mina vaffanculo, grazie ad Alberto. Se volete fare le donazioni, sono benvenute. Porterò il Menghi. Abbiamo già una pizza perché mi avete donato, io i soldi ce li ho qua. Se invece volete un Menghi San show, magari. Siro, noi andiamo a San Siro. A San Si Anzi, io ho visto un video tuo, non so di quanti giorni fa era, l'ho visto stamattina per sbaglio. Sì. Mi sei capitato te, ho guardato il video che parlavi di stadio nuovo, Sesto San Giovanni. A me non me ne fotte un cazzo di niente. Io voglio restare a San Siro, hai capito? Non me ne frega niente delle altre cose. Ristrutturiamo San Siro nelle parti dove va ristrutturato, lasciamolo vecchio dove è giusto che stia vecchio, ok? Quindi il compromesso nuovo vecchio a me va benissimo. Bernabeu, Bernabeu. come stanno Bernabeu. facendo a Madrid? Stadio E bellissimo. non diminuiamo la capienza perché io gli 80.000 che gridano li voglio, hai capito? A me non me ne frega un cazzo. Noi non siamo la Juve con lo stadio da 25.000 posti, hai capito? È Noi siamo vero. l'Inter e noi 80.000, anzi anche 90.000, Devono allargarlo, perché se noi nelle l'Inter vince. occasioni lo riempiamo. Se Ma l'Inter infatti, bravo. facesse l'Inter giusta come sta facendo adesso, hai capito? Hai ragione, Quindi noi non poche possiamo. palle. San Siro è San Siro, è la storia. È la storia del. Poi San Siro è la storia non solo d'Italia, è del mondo, cavoli. Oh, scherziamo. La grande Inter è nata a San Siro, la grande Inter anni 60. Quindi, no, io sono tradizionalista da questo punto di vista. San Siro è San Siro, non si tocca. Anche perché c'è spazio E qui, e dietro. comunque un bel vaffanculo al comune di Milano, bisogna dirglielo. Certo. Comune, comune, vaffanculo. E anche Italia, Italia, vaffanculo. Perché su queste cose dimostriamo sempre di Sì, essere. siamo Noi siamo patrioti, però su queste robe facciamo. patrioti, però a livello burocratico siamo ridicoli, A Firenze non ridicoli. riescono, a Roma non riescono Ridicoli, ridicoli. e non ci stupiamo. Però a Milano non riuscire a fare lo stadio, È io dico. assurdo, è assurdo. È assurdo. Ok, chi vuole Poi fare? ti dico un'altra ti do un'altra chicca, Quando ti ritrovo, se vai. poi fosse un San Siro solo nostro, senza quegli atti che non conto niente, sarebbe ancora meglio, No, capito? ma questo è il minimo, cioè. Io quegli altri, sai, quegli altri Allora sono ti faccio ospiti, una eh? domanda. San Siro con loro, No, io rimodernizzato, non li voglio o loro. uno stadio nuovo Loro solo via, noi? loro li mandiamo in periferia, fuori nelle campagne. Preferisci uno stadio nuovo solo noi? Uno stadio Solo del noi. Lille. Bello, Io, lo almeno, sarebbe un sogno solo noi, capito? San Siro solo noi, incredibile. Loro sì, via. è vero però, E guarda che quando c'è all'inizio. il derby nel settore ospiti, al terzo anello li mandiamo. Esatto. Biglietti non ce n'è, biglietti non ce n'è. Grazie a Erfusar, un caffè per entrambi, grandi, grande tu. Grazie mille. Io vi interrompo, interrompo il Menghi solo per le donazioni. Sullivan, fate le domande quando fai. Grazie mille per la Fate donazione. domande. Tanto io posso dire una Fate cosa che oggi a studio sport ho visto che parlavano un po' di mercato.
soprattutto parlavano della Juve con aspetta, tutte aspetta le... che qui funziona diverso, Fabietto. Qui quando arriva la donation devo farti la domanda e voglio farti vai, domanda, vai. Poi dopo quando abbiamo delle pause no, io è una, devo... cosa import- una cosa bella che mi è piaciuta che ho visto allora dilla e facciamo Sullivan, vai. No, perché parlavano di mercato soprattutto di Juve, con Dybala che probabilmente lo lasciano andare in scadenza, Donnarumma che forse va via dal Milan, Donnarumma, tutte queste cose che a me mi fanno ridere ovviamente. E poi quando c'è stato il momento di parlare di Inter, che era in terzo piano la storia, l'argomento Inter, come sempre lo mettono sempre in terzo piano, come se non conta un cazzo, no? Siamo primi in classifica ma non conta niente l'Inter, e parlavano che l'Inter invece, a differenza di Juve e Milan, sta facendo probabilmente sotto banco delle cose giuste e sta trattando con l'Atalanta Muriel, cosa che a me mi garba molto, parlando in toscano, mi garba molto, perché Muriel come tredicesimo uomo, che è in ottica tredicesimo uomo, anche quattordicesimo, ossia quando entra al sessantesimo, fa la differenza, e per noi andrebbe molto bene, forte, tira le punizioni, gioca meglio quando entra nel secondo tempo che quando gioca da titolare, quindi per noi andrebbe bene facendolo giocare mezz'ora, 20 minuti, ogni tanto titolare, ovviamente i titolari sono Lukaku e Lautaro, però è un arco alle frecce che non andrebbe male, capito? Sarebbe una bella festa. Al nostro allora, arco ci farebbe comodo, capito? È giusto queste cose. L'Inter se ragiona così, ragiona bene, capito? Poi se, sì, mette se, una Young, grande... se Young torna in Inghilterra, tutti siamo contenti. Sì. E il sostituto Kolarov andrà in pensione. Kolarov Baglioni. Ha già capelli, no. Già capelli grigi. Quindi... Capelli grigi, ti dico... Quindi dico, è una bella notizia questa, capito? Noi dicevamo che assomigliava in piccolo a Luis Nazario, ce li ha oggi la Gazzetta, beh, dice la stessa cosa. No, l'avevamo detto io e te, l'avevamo detta io e te, ci prendevano in giro. Come si oggi la gara, la gara, la gara. E poi dopo viene fuori, poi ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto. Mi dicono, ma tu fai il figo, non faccio il figo. L'abbiamo detto, oggi la Gazzetta lo scrive. Gli stessi movimenti, Muriel, gli ho visto fare un gol di controbalzo. Con le dovute proporzioni, ricorda Luis Nazario. Con le dovute proporzioni. Infatti lui verrebbe, se viene all'Inter a fare il tredicesimo, il dodicesimo, il quattordicesimo, perfetto. Per me è un grande acquisto da quel punto di vista lì per la panchina. Posso dire che le partite si vincono anche dalla panchina ogni tanto. Ma certo, ma il grave errore è lasciare in giro come Muriel. Io mi ricordo che noi abbiamo vinto il derby con Pandev, gol di punizione, te lo ricordo. Certo. Questo è più forte. Ma perché ha girato Firenze, Bergamo, la panchina e poi è andato in Spagna? Udine. Intanto chi è il procuratore di Muriel? Non lo so, però oggi come oggi in effetti comincio a pensare che procuratore... Penso che sia una storia di procuratori, Potrebbe essere, però insomma sembra quasi che non lo volesse nessuno. Intanto dico, Sullivan dice, grandissimi Fabioni nazionali, ma il Bilan, punto di domanda, asinello, hashtag. Allora, ma il Bilan, no, hai sbagliato, ti devo fare un appunto che è sbagliato, non è il Bilan, ma è il BB Bilan. Il BB Bilan perché ha fatto dieta. Ma il BB Bilan con Frank che sì che vuole il doppio, 50 giocatori in prestito. Ottimo. Donnarumma che non si accontenta di 8, ma lui è molto milanista. Non ti fa anche un pochino... Non sorridere, ma cioè, guarda che. Mi fa molto ridere. Non hai paura di loro per lo scudetto? Zero. Proprio anche meno uno, direi, neanche zero. E perché vincono a Firenze, a Roma, Verona, Napoli? La Fiorentina ha 29 punti, non è che ne ha 500, La Fiorentina. Hanno vinto a Napoli nel momento in cui il Napoli era impelagato nelle rogne interne. Poi dov'è che hanno vinto? No, hanno vinto il derby di andata con noi perché eravamo impelagati con la stampa stronza che va contro l'Inter. E Conte, purtroppo, all'inizio della stagione ha ascoltato la stampa, voleva giocare in maniera diversa. Quando è tornato la moda vecchia, non ce n'è stata più niente per nessuno. L'Inter è un carro armato in questo momento, è una locomotiva, un TGV. Sul binario giusto, e non c'è BB Milan che tenga o Juve che non cambia niente, capito? Ho visto il messaggio di Sullivan adesso, mi è uscito anche a me.
Perché ho imparato a mettere in evidenza, devono portare pazienza. Un saluto a, senza avvisare, ti dico che la gente in 10 live, in 10 persone fanno 100, 120, 30. Noi siamo a 510 in un sabato pomeriggio ignorante, ma col Menghi nazionale. The Menghi Show, 510 persone, non sono poche, non sono poche. Almeno è un Non paesello. sono poche. E quindi abbiamo ringraziato Sullivan. Aggiungiamo una cosa sul Bibi Bilan. Ma io dico, l'Inter Ma no, la Roma e la Viola. sta facendo le cose serie in questo momento, no? Sai che la Roma va via? Adesso con te e lasciano andare via. Ma Sai che va via stavolta? Perché sai stanno che non già. me. Chi Sai cosa ti rispondo? E chi se ne frega, se ne frega? francamente. Ma Chi chi se ne frega? prenderanno? Quanti Eh? soldi prendono? Quanti soldi prendono questo qua? 100. Donnarumma. Con Dipende chi Raiola lo. che. Dipende dove lo piazzano. Gol. Un quarantello o cinquantello se lo Di beccheranno, eh. più, minchia Alisson 70. Beh, Donnarumma non è Alisson, eh. Non è Se Alisson Becker. Alisson vale 70, Donnarumma ne vale 40. Sono lì le proporzioni. Ma che non è un buon portiere, ma non è un fenomeno, ragazzi. Sì, a volte. Io ho visto fare di quegli errori assurdi, prendere di quei gol clamorosi. Il È gol un che ha po' preso, questo nessuno dice niente perché il Milan ha vinto 3-2 a Firenze, ma il gol che ha preso su punizione da Pulgar, di chi è la Madonna, colpa? Ma di chi è la colpa? grande Menghi nazionale, è vero. Questa non è la Bobo TV, questa è la vero TV. Grande, è vero. Ma Diciamo, io lo ammetto, io che spesso io ci ti dico che azzecco. l'unico portiere dopo Giulio Cesar, che Giulio Cesar è stato un gran portiere, è Alisson, ancora brasiliano. Sì, è vero, io adoro Alisson, ma io ci sono un Poi po' più. c'è Neuer, che ormai adesso anche lui ha la sua età. Comunque Neuer ha fatto il suo ai tempi, era stato un gran portiere. Di altri portieri fenomeni io non ne vedo, eh. Oblak, intanto ringraziamo Sbrocchi. Se mi saluti, Sbrocchi, ciao. Sbrocchi, hai sbroccato, sei un grande, grande sbrocco. Grandissimo, un super adesivo da 5 euro che utilizzeremo. Ma perché anche Andanovic io lo vedo un leggero gradino sopra Donnarumma, per dire, però Andanovic non è un fenomeno, comunque il suo lo fa. Cioè, in alcune cose, Donnarumma, sai che Donnarumma Io lo a volte. vedo, Donnarumma c'ha, dalla sua c'ha l'età, punto. Dopo non dico che è scarso, dico che è un gran buon portiere, ma non è quello che descrivono, come sempre, giornalista terrorista. C'è Cioè, un messaggio per te che devi leggere perché fa ridere. È un po' cattiano come messaggio. faremo anche la cagata col punto di domanda. Certo, una cagata a Poi forno. Ve lo prometto. faccio la foto in un video, la pubblichiamo. Certo, e la mandiamo su Mettiamo così Merdagram. il cartello, la foto, ecco, mai il Milan con la cagata, ecco. Col punto di domanda. Con lo stronzo che gira, il punto, ok. Tu non hai paura per il campionato, insomma, zero? Zero, il campionato, per come la vedo io, è già un mese che l'abbiamo vinto. Mio Milan. L'avete detto Non ho il problemi a Menghi dire queste cose, non ho problemi. ha fatto il video io e te che il Milan era più due, io e te facemmo il Quando il video Milan era più due, io ho già detto che non avevamo vinto lo scudetto. e avevi detto che le perdeva almeno 4-5 che veniva eliminato Il Milan ne perderà ancora un paio, credo, adesso, e... Noi Ah, no, rischiamo di perderne 0 barra massimo 1 quando ormai è già fatta. quindi tu dici che prima di Torino l'Inter potrebbe vincere lo scudetto? Lì, Credo Torino la proprio di sì, con la Juve in caduta libera, sì. La Quindi con Juve la ormai adesso è distrutta, capito? Sì, parliamo La della Juve è Juve. esplosa. Se la Juve quest'anno ha rovinato tutto quello che ha il vantaggio che aveva, è andata indietro, grande Aurelio. Grande Aurelio, poi ti È rispondiamo su andata voi. indietro la Juve e mi sembra di vedere l'Inter del primo Moratti, a me la Juve di Del quest'anno. post-triplete. No, il post di Prete ci stava. Il primo Moratti che ne faceva di ogni, cambiava mille allenatori, non trovava mai la quadra. Dopo c'era anche Calciopoli, ok, però mi sembra di Cos'è che vedere non ha funzionato nella Gobentus? nella Gobentus, ora ti dico la mia opinione, nella Sì. Gobentus non ha funzionato il fatto di voler a tutti i costi cambiare filosofia, quindi da Allegri sono passati a Sarri e poi a Pirlo per cambiare filosofia, perché hanno avuto prima Conte che li ha sistemati, Allegri che ha continuato il lavoro di Conte, a me Allegri piace comunque, e hanno voluto stravolgere tutto, puntando tutto su Sarri per cambiare gioco, filosofia di gioco, e hanno rovinato tutto quello che c'era prima ed è esplosa con Pirlo, perché Pirlo non puoi mettere un neofita
È come se tu prendi Mick Schumacher adesso, che è ultimo nelle qualifiche, e lo metti sulla Mercedes di Hamilton, non fa la pole, non c'è un cazzo da fare. Metti Pirlo, che non ha mai allenato. Ma che cagata con fa? I giocatori che ha la Juve, col mercato che ha fatto la Juve, che fa ridere. Guarda che sei bravo, questo lo dico sempre anch'io. Se la Juve avesse preso un allenatore normale, io ti parlo di Simone Inzaghi. La Juve è esplosa adesso, ma la Juve anche l'anno prossimo la vedo male adesso. La Juve adesso, avendo rotto il ciclo che hanno fatto, l'ha rotto totalmente. I senatori. È dura ricostruire, eh? E poi sì, ricostruire è difficilissimo e gli andrà in culo a Paratici che parla di gente che guarda noi cosa ci abbiamo messo di costruire dopo il Tibete. Noi avevamo il fair play. Abbiamo distrutto, dopo Moratti se n'è andato, è arrivato Toira, abbiamo avuto allenatori tutto quello che è andato, e poi è arrivato Conte, anno scorso di costruzione, quest'anno pum, è così che si... La Juve senza Conte non ricostruisce così velocemente, lo sai? Non li vedo bene. Fai 3 stelle, non una. E invece con la Juve messa così, purtroppo, per fortuna, vedo il Milan secondo, Addirittura? Sì, io ero convinto che arrivava prima. Guarda che il Menghi disse che la Juve... Anche la Juve avrebbe fatto fatica. Farà fatica a arrivare quarto la Juve adesso. Perché tu come vedi... Beh, però scusa, adesso... Perché Gibala, come dice Gibala... Gibala lo lasciano andare via a parametro zero probabilmente. Dopo che vada dove vuole. Io non ho letto la Gazza perché oggi... avevo mal di collo eccetera, ero stravolto. Ho visto una domanda su Gossens. Scusa, è vero, prima Gossens non mi fa impazzire, ma è meglio di Young. Ma esatto, Aurelio De Laurentiis, grazie Aurelio. Ma Gossens, rispetto ai numeri che ha, è così forte o è in un'annata di grazia? Io credo che Gossens sia una via di mezzo delle cose che hai detto. Una via di mezzo, nel senso, si trova in un meccanismo Atalanta dove lui rende, non è male perché comunque è anche fisico, sicuramente se dovesse venire al posto di Young ci guadagna l'Inter. Vabbè, certo, però per dire... penso che Young è il punto debole in questo momento. Io l'ho visto entrare, era un pesce fuor d'acqua. Totalmente fuor d'acqua. È entrato in casa che abbiamo un po'... Sì, che mi ha fatto paura, Ho detto, minchia... A Torino! No, scusa, a Torino è entrato così. Siamo 2-1, ho detto, è entrato Young, aiuto. Così, guarda! Tante cappellate, E ho detto, se non la vinciamo è colpa di Young. Young, tra l'altro, che quest'anno ha causato 3 rigori, intanto ringrazio... Incredibile Young, ragazzi. Non mi aspettavo, sinceramente, che era... Io lo vedevo nello United, Ashley Young, dicevano era una promessa, ma mamma mia, oh! Possiamo dire che siamo sempre esterofili, che a volte esaltiamo un calciatore... Troppo esterofili. Troppo, vero no? Tu hai visto Allegri da Caressa? Sì, l'ho vista 3 volte quell'intervista. Allegri a me non dispiace come parla, Perché è schietto. Dice concreto, c'era Fabio Capello che annuiva, faceva sempre così. Beh, loro la pensano uguale. A me i Sarri, Pirlo, sai che mi sta su quel tipo di allenatori, di Gasperini, i De Boer. A me piace. Perso De Boer. Ti estremizzo, mi sta sui coglioni di Guardiola, cosa devo dirti? Estremizzo, mi sta sui coglioni Guardiola. Lui storicizza il calcio, è bravissimo. Però gratta gratta ha fatto il Barcellona di Messi. Chiunque allenava il Barcellona vinceva. Anche Luis Enrique. Non è anche per Luis Naso Enrique. Poi no, Luis Enrique ha vinto più di lui. Tassotti. Io ho voluto un pochino, che l'ha messo. Tassotti dove giocava? Giocava nel BB Milan, ecco. L'ho incontrato in Duomo un giorno, l'ho salutato, simpatico come la me. Romano lui è romano. Cattivo Tassotti è stato quella volta. Molto. Minchia, si è tirata. Gli ha dato 5 giornate Tassotti, è tornato in finale. Direi.
come Leonardo, mi pare che in quel mondiale Leonardo e Tassotti presero l'espulsione alla prima partita, anche Leonardo, e tornarono all'ultima, Italia-Brasile, mi pare. Giusto così. È giusto così, anzi, io gli ho fatto saltare il mondiale. Però Luis Gigio Enrique Sì. ha vinto più di Guardiola, che è difficile vincere dopo, ha vinto di più. Molto difficile. Dopodiché, Beh, Luis Enrique è subentrato chi? A Rijkaard? no, Luis Enrique è subentrato a Guardiola. O no, o prima era arrivato quello Prima di prima. Guardiola. No, dopo Guardiola, è arrivato Dopo, quello. sicuro? Villanova è morto. Sì, certo, Guardiola, Luis Enrique. Scusa, Luis Enrique vince la Champions nel 2015 con Neymar, mentre Guardiola la vince con. La Con lo vince. United in finale No, a Roma. Guardiola la vince contro lo United quando c'erano Messi, Pedro. Nello United c'era CR7. Messi, Pedro, c'era ancora Villa? Non mi ricordo. David Villa può essere. Mentre Luis Enrique va a Barcellona dopo la Roma. Sì, quello sì, dopo la Roma va al Guardiola poi Liverpool. va al Bayern e non arriva in semifinale per neanche un sacco di gol proprio da Barcellona. Poi cioè va nelle squadre più ricche e più forti. Possiamo dire che in Germania il campionato l'ha vinto tutti. Da Eh beh sì, Trapattoni Trapattoni. a Flick. In Inghilterra anche al City il campionato l'ha vinto il Mancio, l'ha vinto forse Pellegrini, non mi ricordo. Pellegrini, sì. E lui voglio dire, attenzione domanda. Quindi, cioè, fanculo Guardiola perché storicizza il calcio. Alla fine Allegri ha ragione. In tutto, tranne che una cosa. Certo che andiamo a festeggiare, a scotennare uteri, certo che andiamo. Se vinciamo lo scudo, andiamo a scotennare e Certo che andiamo a scotennare, beh, non rimaniamo mica a casa noi, poi oh. scalare le montagne nudi. Certo. Tutto facciamo un'estate di festa. Ma non è che Quest'anno. se, calma, però devo dirti, non è che se vinciamo lo scudo lo vinciamo, non, Lo vince. il se accantoniamolo. Quindi, accantonato il sé, si tratterà di fare come fanno i L'unica cucini. cosa che mi dispiace tanto, ma non possiamo farci niente, è che vinciamo uno scudo dove non siamo allo stadio, girano i coglioni. Questa è la cosa che fa girare il cazzo, ti dico la verità. Quello è vero, però. È uno scudo che vale, ma il bello era esserci tutta la stagione in maniera normale, capito? Col Però, pubblico. Il pubblico è il pubblico. secondo te, Questa cosa del pubblico, non pubblico, ha agevolato il Milan, eh. allora, fammi la lista. Salutiamo Mary. Grazie mille, Mary. Mi dici quali sono le squadre reali, ok, che hanno bilanista, bibilanista, pezzo di Juve, Pezzo grazie a di Juve. Martino, Inter, Juve, Atalanta, Napoli, meglio Kostic, Gosens, rispondi tu. È giusta la classifica? È meglio La Kostic di classifica mi piacerebbe tanto, se fosse così, sarebbe bellissima. perché non c'è il punto Però di domanda. temo che al numero 2 devi mettere il BB Milan e sperando che la numero 2 vada alla numero 5 e le altre due rimangono lì. La numero 1 è sempre quella. E Kostic? Ti dico la verità, non saprei rispondere se è meglio di Gosens. Boh, è tutto da vedere. È una domanda molto difficile. Dopo va un po' a livello personale, di come uno preferisce uno o l'altro. Boh. È un sacco di volte sì che mi Non mi hanno fa fatto. impazzire, a me non mi fanno impazzire nessuno dei due. Sicuramente sono meglio di Young, non è male. Sì, però anche lui secondo me nell'Eintracht sì, fa parecchi gol, serbo, però secondo me Kostić non lo so se si pronuncia così, non è. L'avevamo visto forse con Spalletti, giocava già, sì, forse sì. Grazie Martino, è sempre sempre un piacere. Intanto siamo a 680 persone, non so se ti rendi conto che cosa scatena almeno i E sono già nazionali. 29 minuti. 29 minuti, sì, non abbiamo tanti. Kostić costicchia, Young ha 90 anni. Ma quanto è scarso Theo Hernandez? Ti chiedono. Teo Hernandez, dal mio punto di vista, allora devo rispondere seriamente. Scarso, come dite voi, non è scarso. Ha dei problemi tecnici perché non ha tanto tocco di palla, però c'ha una gran gamba. Un gran fisico quando parte con la testa bassa, dopo la tiene troppo la testa bassa, corre guardando il pallone, non guardando il campo e i compagni, e questo è un limite.
però è questo limite anche a livello difensivo, che ogni tanto fa qualche cappellata grossa, perché lo paragonano, la stampa ignorante lo paragonano a Kimi, ma secondo me tra i due non c'è paragone. Non c'entra niente, come hai ragione. A Kimi e due spanne sopra Theo Hernandez, nonostante che Theo Hernandez non è male, soprattutto in fase di spinta. In fase di difesa fa errori grossi, e quindi non capisco perché Pioli non riesce a imbrigliarlo un po' dal punto di vista difensivo, perché tanti gol che ha preso al Milan sono errori di Theo Hernandez, eh. Sì, ma infatti era una domanda di un intervista, perché prima un milanista che è però qua. Ti dico che nel Milan è uno dei migliori, comunque, nel Milan Theo Hernandez, secondo me, soprattutto in fase di spinta. In Sì, fase no. difensiva ha grossi limiti, grossi. I muri ne abbiamo parlato, ragazzi. Muriel io tutta la vita lo prenderei come rinforzo in panchina, sarebbe il top, secondo me, perché non è facile trovare un calciatore che ti entra e dopo 2 minuti che è entrato è già nel gioco, è determinante. Muri era quella forza lì, è come il sesto uomo nel basket, capito? È vero, esatto, questo è l'esempio giusto, è il In una sesto uomo. squadra nel calcio moderno di oggi servono anche quei calciatori lì, non è che bisogna comprare solo i titolari fissi, anche la panchina giusta. Uno che abbiamo, che purtroppo si è fatto male quest'anno, che comunque quando entra ogni tanto è D'Ambrosio, per dire. Quando entra, il suo ha sempre fatto, sa difendere. Qualche gol di testa, qualche gol su calcio d'angolo lo fa, capito? Servono anche quei giocatori lì. Io mi ricordo un'intervista di Mourinho nell'Inter, e lui aveva detto che per l'Inter era molto importante Sulley Muntari. Sulley Muntari, sì. Diceva: per me è importantissimo Sulley Muntari, ha detto Mourinho. Infatti, ha giocato anche nella finale di Champions. È entrato, sì, in finale Eh eravamo sì. là, è entrato lui, è entrato è entrato Kivu Che al posto. poi ha. Chivo, sì, perché si è rotto quell'altro, è entrato quasi subito Chivo all'inizio del primo tempo. E che era andato su Robben, sì. Ah, e poi c'è il Catalan e poi c'è il Mengi, che è molto meglio di Catalan, anche se E Catalan fa. direi proprio di sì. Però il Mengi è molto, molto meglio. Antonio, uno ha scritto Antonio Antonio Conte, Mengi. sempre. Ma dove sono i Conte Out? I Conte Out adesso si stanno. Dimmi I Conte se. out che anche loro hanno capito che ormai è fatta per lo scudetto, si stanno rimangiando un po' le paroline. Ma secondo te sono quelli che diranno il minimo che doveva fare perché la Juve è scoppiata e non verranno. È l'unica cosa che possono dire, perché sono ignoranti, Però è ripeto. falsa sta cosa, è falsa. Molto falsa, è Perché l'Inter falsissima. fa schifo, è una società che fa schifo, è una squadra Minchia, ingestibile di teste male. l'Inter quest'anno poteva esplodere con i problemi che ci sono stati, che dicevano. Liquidità, stipendi, Bravo. eppure il Conte è andato avanti per la sua strada, ha inquadrato la squadra. Skriniar è diventato uno dei migliori centrali del mondo, giusto? Chi, scusa, stavo leggendo che Skriniar è diventato uno dei migliori centrali difensivi del mondo, per merito del mister e merito suo, secondo me. certo. E tutto è rimasto tacere. Adesso gli stipendi sono Altro. stati pagati, la rata di Hakimi è stata pagata, non rompete più i coglioni. La difesa 3 non è più un problema, che non prende un gol su È azione. stata assimilata adesso. L'ultimo gol su azione di Pellegrini, ragazzi. Noi non prendiamo. Noi su azione, cioè fa gol nessun. Intanto dicono. No, scusa, ho sbagliato a mettere. C'era una cosa di Pierangelo, che è un amico del canale, che diceva che tu dopo Dortmund, quando ci siamo visti da te al lavoro, avevi detto che Hakimi era, insieme a SMS, era uno da prendere. E beh, Allora, SMS andrebbe preso, però anche lì. non Ma trovo. SMS, secondo voi, ogni anno che deve andare via, chiuderà la carriera della Lazio? Non lo so, e l'altro Ma giorno. tengono sì. Chi è che lo prende? Perché 100 secondo me non gli darà mai nessuno. No, è sceso di brutto il Per valore. me non vale 100 Con il SMS. Covid e quello che è successo. SMS secondo me massimo 40.70. 60. Con la figura in coppa, anche qualcosa meno. Ti saluta Sergio Sarugeri, il grandissimo inviato del Bauscia Neroblu, uno di noi. Anzi, lunedì su Non ho cugini, la live ci sarà Franchino Caravita che ci racconterà un sacco di Aneddoti, aneddoti, esatto. Da anni quando 70, anni 80. negli 80, ma tante cose che riguardano anche, non so, della finale, insomma, quindi su Non ho cugini,
dove tra l'altro mi continuano a chiedermi di ospitarti e quindi poi vedrei. Verrò anche lì, verrò. Certo, 726 persone è un numero, te lo Aumentano, dico. aumentano. Fai lo screenshot senza avvisare la live, senza avvisare, Siamo senza avvisare, senza argomenti. come Conte. Quindi il mister ha avuto un sacco di meriti. Il mister è un grande. Che cosa c'è? Posso dire che possono tutti andare a fare in culo? Che Certo. no, sembrava che l'Inter non doveva fare un cazzo. Non solo ha pagato le rate, gli stipendi e prima, e i giocatori valgono 200 milioni in più tra tutti. Ok, in tutte le classifiche ci sarà Lautaro. C'ho qui il libro di Di Marzio, devo dire. Lautaro è cresciuto che lui tanto, eh. Ragazzi, se tu chiedevi in Argentina, qui c'è la vera storia di Ausilio, se tu chiedevi in Argentina Lautaro, manca, ma sai qual che lo stesso Lukaku è aumentato di è il forte. valore? Lo stesso Lukaku, eh. Sì, è salito a Certo che sta 110. minimo di un 15 è salito. È salito da 80 a 110, poi dipende dal transfer Vabbè, market. Ma fino io a 10 dico, no, però da 80 a 90 no, sicuro. scrivono così. Ieri c'era. Ma la cosa bella è che Wijnaldum, punto di domanda, dico io, però Muriel, la trattativa, quella che dicono di Bala, ieri Biasin, che E non chi? parla mai, Muriel, Wijnaldum, come cazzo si chiama? Wijnaldum. Wijnaldum, ok. Tagliafico, che l'ho detta io, quella la so. Il discorso che Biasin, che ho invitato anche qua, che dice: Biasin ha detto che prima o poi Marotta ha giurato, caro Dybala, torneremo a lavorare insieme. Anche se per me non è Contiano, Dybala, poi te lo chiedo. Ma Non è però Contiano. si parla di Inter. Noi dovevamo fallire, invece compriamo. E io mi faccio i segoni. È certo che ti fai segoni, anche io. Cioè, ma non dovevamo fallire. Oggi c'era Muriel, Inter, e se ne parlano perché Conte, insomma. Chi ti piacerebbe e quanto stanno impazzendo gli altri? Io vedo in giro Oh, io fatti. dico che gli altri Fatti fare in giro? stanno impazzendo a livelli estremi, gli altri. Noi diamo comunque, oh, ragazzi, noi diamo fastidio, eh. Tanto. Noi siamo la società, la tifoseria che dà più fastidio di tutti. Non c'è niente da fare. Ma perché? Ma tu mi I spieghi perché? milanisti e i gobbi, per non dire l'altra parola, Esatto. perché sai com'è, ecco, loro si alleano per andare contro noi, eh. Noi non ci alleiamo, noi schifiamo Noi entrambi, andiamo tutti. mentre loro si alleano per andare contro di noi, eh. È appurata questa cosa. Adesso, prima i milanisti tifavano Juve, ora te lo posso dire, agli screenshot, te lo posso leggere, i juventini tifano Milan. Te lo giuro. Sì, è così. Lasciamogli 3 punti, ma tu dimmi, ma è possibile sta roba? No, ma loro sono così. Ma io sono contento che sono così perché noi siamo i numeri uno, capito? È giusto così. Grazie a Massimo Vignali per la top donation, Antonio Menghi, Antonio Menghi. grandissimo Antonio Menghi, Ma Antonio io spero una volta che il nostro mister finisca sul tuo canale e ci veda dire queste cose, spero. Lo merita. tu lo sai che Lo appena merita. Lo merita. se tu dici che lo vinciamo, io gli ho fatto un po' di pubblicità, quindi l'ho abbastanza difeso con i denti duri, Lo quindi merita, lo merita. sono sicuro che se andiamo alla fine tazza. Poi chiamo io, lo dico qua, posso mandare un messaggino a Zanetti e gli chiedo di far uscire il mister, così facciamo una foto insieme, due chiacchiere, ok? Te l'ho Certo. promesso questo. Però tu mi Grande devi Antonio. giurare, andiamo, che è simpaticissimo, mi devi giurare che vinciamo lo scudetto, perché io ho un po' di cacca al culo. Lo scudetto, no, zio, no, beh, Fabio, stai tranquillo. No, lo scudetto è nero-azzurro. Le nazionali, la pausa. No, niente, COVID, non c'è COVID, non c'è nazionali. Guarda, hanno rinviato la partita col Sassuolo perché hanno voluto fare i buffoni a rinviarla. Io l'avrei giocata anche senza i positivi che avevamo, dato quattro positivi, chi se ne frega, lo diciamo lo stesso. Chi se ne Messino, frega? Andano, Istambrosi non li Ma chi calcoli. se ne frega? L'unico era De Vrij, ma l'Inter deve Ma sapere. sì, dicevamo lo stesso, dicevamo. Ormai l'Inter è un rullo compressore, non c'è nessuno che Anche ci crede. Klinsmann l'ha detto oggi. Dice che perché? Quest'Inter mi ricorda molto l'Inter di Trapattoni, E un anno questo ve 78, l'avevo detto. Io ho fatto un video su questo. 89 mi È ricordo. uscita miserabilmente in Coppa UEFA. La settimana dopo c'era il derby, contestazioni, dopo 6 mesi record di punti. Questo qua, questa Mi ricorda squadra. quell'Inter lì a me. Ero bambino io, ma me la ricordo. Io ero già più grande, avevo lo stadio, il gol di Lothar. Tu crediti Ma beh, a Conte. gol di Lotta c'ero anche io, eh. C'eri? E beh, certo che c'ero. Cazzo, tu lo vedi? Dei distinti, attuale secondo arancio, insieme a mio papà.
certo che c'ero, avevo 9 anni. Ah, io ero sopra invece. E minchia se c'ero. Punizione ribattevamo, 1-0 Careca, pareggio di Nicola Berti su autorete di Fulvio e Lothar Matthäus, certo che c'ero. Che casino. Mi ricordo Sassaiola prima della partita, avevo 9 anni. E anche dopo non ti dico che cazzo è successo. E dopo io ero bambino. Te lo dico. Allora, ero bambino e quindi non bruciavo neanche il motorino. E Pulcinella la pagherai cara. Pulcinella, sì. Ti dico una cosa, però è incredibile sta cosa. Cioè, l'Inter esce clamorosamente dal girone come quella l'Inter di Trapp esce clamorosamente col Monaco. L'Inter la figura di Medico Italia qua, più o meno, perché gli abbiamo regalata. Dopodiché quella Inter lì ha vinto in casa contro la sua diretta avversaria. Non vorrei che l'Inter avesse un cedimento e poi a Torino invece fa la partitone e se lo vince a Torino cosa fai? Io so che facciamo 500 macchine, te lo posso dire, ho parlato col direttivo, poi magari è una cagata che mi hanno detto. Per andare a Torino? A me hanno detto, un amico eccetera, mitico Hitch che saluto, magari l'ha buttato. Hitch ha detto, senti, se a Torino è decisiva facciamo le macchine e andiamo là in 500 macchine. Però, a parte che io spero che a maggio, perché vedo che gli europei... Secondo me, la partita di Torino è ininfluente, secondo me. Mettiamo con le riserve? Con la primavera. La campione? L'abbiamo già vinto prima, perché la Torino è la penultima, per me lo vinciamo con 3 giornate in anticipo, -4. 3-4, beh, vincerà... Perché noi adesso siamo a +6 sul Milan, ok? Che è un +9. Noi abbiamo Bologna, poi Sassuolo e Cagliari. Meno, +9 sono 3 partite, con, allora, diretto, con 4 giornate in anticipo lo vinciamo. Te la faccio chiara. Bologna, poi c'è in casa Sassuolo e Cagliari, poi c'è Napoli e poi c'è trasferta Spezia e... Lo vinciamo a Spezia. No, a Spezia? A Spezia diventerà ufficiale matematico. Spezia, poi c'è Verona e Crotone. Dai, ma il Verona è giù in un sacco, no? No, ma non voglio neanche più parlare di questa cosa. È vinto. Io ci dico, Marco, non gufate. Riempitemi di merda, ma è vinto. Grande. Allora, qui tutti mi sto toccando. Perché li toccate? Ma perché li toccate? Se uno è più forte, è più forte. Quando Iron Mike saliva sul ring, che aveva 25-28 anni, non è che aveva paura dell'avversario. Ma cosa stiamo dicendo? Hai vinto! Grandissimo! Antonio Menghi! Ma perché avete paura di dire queste cose? Ragazzi, vai con le donation! Vedete come gioca l'Inter! L'Inter adesso è sicura! È una squadra sicura, consapevole di se stessa, sa quello che sta facendo! È questo che mi fa dire che abbiamo vinto! Vedo una squadra che scende in campo sapendo quello che deve fare! Ha le idee chiare! E questo è il mister che ha messo questo nella testa ai suoi giocatori. Sì, il mister ha fatto un lavoro pazzesco. Grazie a Giacomo. Solo io non vinco un cazzo in Germania. In che senso non vinci un cazzo in Germania? Non l'ho capita. Cossu, sei parente di Cossu? Non capisco. Solo io non vinco un cazzo in Germania. Ma è anche la maglia dell'Inter? Appunto. Non abbiamo capito, ma grazie della nazione. Prova a scrivere un commento sotto, in che senso non vinco un cazzo in Germania? Non abbiamo capito, ma grazie della donation. Però se ci spieghi ti metto... Ah sì, oggi ho parlato Stellini. Ah, eccolo qua, questo ragazzo qua oggi mi ha mandato un direct message su Instagram e mi ha parlato di Stellini. Io gli ho raccontato una cosa privata perché io per via di una fidanzata ero in contatto... Non conosco quel giocatore lì, io dico la verità. Oggi ho parlato... Allora, ti riassumo cosa mi ha detto Karate 21 Russo, perché ce l'ho qua. E poi diciamo, di questa cosa non lo sapevo. Non lo conosco questo calciatore. Però se ne ha parlato... Neanche io lo conosco. Però ti dico che l'esperimento già fallito, purtroppo, con il ritorno forse di Lazzaro... Allora, ti dico... Sì, sembra di sì. Sembra no! Di sì. Sì, sembra che ce lo diano indietro, Lazio. Perché non lo voglio io. E che non lo riscatta? Una squadra tedesca, lì. Sì, allora, gioca in Germania. Stellini, no, Lazzaro, no. Stellini ha detto. Alzati, domani, Lazzaro, e cammina, no. Però forse
su Joao Travestario ci siamo, insomma, con la cessione. Ciao Definitiva. Nicola, grande Nicola. Nicola è un grandissimo amico del. Grande Nicola, la Fiorentina, Massimo, cinque dita sotto, cos'è che hai detto? Sotto è Carpaccio. Grande, stasera ne mangio No, un'altra. grande, 5 dita sotto il Carpaccio. Menghi e Fabio come i troiani contro gli Ateniesi, contro tutti e tutti sempre. Il Menghi si è esposto come non mai con la Juve dopo e col No, io Milan mi sono prima. esposto perché io vedo le cose e non vedo perché uno non deve dire la realtà dei fatti. L'Inter sa quello che sta facendo, la squadra, eh? Secondo te è più facile la seconda stella con Conte in una squadra che vedo che dietro, secondo me, c'è già un compratore e stasera le chiederò a Barzaghi, Seconda oppure stella di Conte è più facile. perché la Champions E la Champions, la Champions, per come la vedo io, domanda per te e per Nicola, perché poi c'è una big ti devi donation. rinforzare, per vincere la Champions devi rinforzarti ulteriormente e non poco. Ecco, qual è E la secondo devi avere risposta? anche fortuna. Perché Esatto, la minchia di per vincere la Champions, come io, vi ricordate nel 2010 con Mourinho, noi abbiamo fatto triplete, però si sono incastrate tante cose insieme che hanno permesso quello. Ci sono troppi incastri che devono andare a devi trovarti nel momento giusto, con la squadra in forma nel momento giusto, con i giocatori determinanti in forma in quel momento giusto, quando incontri quelle squadre ai quarti, perché fino ai quarti di finale ci arrivi in Champions. Dopo semifinale Dopo e vincere la finale come devi avere anche un po' di fortuna, non c'è niente da stai? fare, No, perché beva. il livello, Il il livello Chelsea di Matteo che va a vincere, esatto. cioè, quelli sono dettagli. No, Anche bravo. il Milan che ha vinto l'ultima Champions, che ha vinto il Milan, per me la vita non era la più forte, eppure l'ha vinta. Hai capito? Guarda, Gli si è incastrato tutto. Era fuori con l'Ajax al 93esimo, segna Inzaghi. È fortuna che quella, ci no, vuole. 2007 è quella di Glasgow, che erano quasi Comunque fuori. devi essere ovviamente forte, ma siccome ci sono 3-4 squadre che sono forti come te, tu, rispetto alle altre, devi avere quel pizzico di fortuna in più e la vinci, è così. Secondo me, faccio una cosa, poi c'è una big donation. Secondo me, grazie Nicola. Boom! Grazie a Gio59 che ci segue Grande sempre. Gio! Grazie, è un tifoso pazzesco del 59. Io credo Intanto che. io colgo l'occasione per salutare Giancarlo, Fai tutti i saluti che vuoi. grande Giancarlo, che ci sentiamo tutte le partite quando gioca l'Inter. Lui è come te, che non è ancora convinto che lo scudetto è nostro. Non capisco, ma perché non siete convinti? Risti fa ridere, Adesso ti faccio una Giacomo. domanda io, te Fabio. Spiegami perché tu ti tocchi ancora i coglioni. Perché ho visto Spiegamelo. troppe. Non ho paura neanche del sistema, vuoi la verità. C'ho un messaggio di Bocelli dove non parliamo di Ruberia. Anche lui dice così, però la pensa come me. Dice: non lo so. Cioè, Allora io vi dico, l'Inter. cosa deve succedere per far sì che l'Inter non vinca lo scudetto? Una Ah, catastrofe. ti do una statistica. Ti dico, come nel lotto, sono 8 partite che vinciamo e qualcuna, magari possiamo dirlo, Atalanta, Napoli, anche una sola di queste potevamo pareggiarla. Certo. Perché? Però quando sei grande le vinci tutte. Poi magari vai a Bologna, mi tocco i coglioni perché Bologna fa cagare, vai a Bologna, ti imbrigna la partita, con la differenza che loro non sono il Torino, metti dentro Italia e magari, non dico che la perdi, ma la pareggi. E allora dici. E poi Milan. No, io vedo un rullo compressore, non so perché. Giancarlo fa ridere, ma lui, come me, è un pessimista cosmico, fa morire da ridere. E lui poi ha visto gli anni 70 No, e perché quindi. poi adesso obiettivamente parlando, se per sbaglio l'Inter non dovesse vincere lo scudetto, ma chi lo vince? Ma gli altri non lo meritano. Ma chi sono gli altri? Hai capito? Siamo Milan troppo chiude superiori. terzo con tutte. In questo momento siamo troppo superiori alle altre squadre La italiane. Juve del Benevento. Intanto No, ringrazio Gio. la Juve perde in casa col Benevento, vittoria storica in trasferta per il Benevento. Il Milan che non il Milan, ma che cosa? Ma il Milan cosa? Il Il Milan Milan ha perderà aperto con la Juve. ancora. Il Noi Milan ha aperto. possiamo Juve. permetterci due sconfitte che gli altri comunque perderanno ancora. È questo il Oh, punto. intanto grazie Gio, grazie di cuore.
Gio59 ci segue, vecchissimo interista di cuore, guarda il logo degli anni 90, quello è il logo di Parigi. Grazie Fabio per quello che fai. Parigi Parigi presente, 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 bello Parigi, presente. bella Parigi. Stadio, c'era già lo Stade de France, sì. Parc des Princes, Parco dei Ma Principi. Parco quell'anno era l'anno europei dei mondiali in Francia. dei Principi era un salottino, un bello stadietto. Meno male che me l'hai ricordato. 700 persone, salutiamo Giancarlo Rixi. Grazie mille, Gio59. E allora ti chiedo, in effetti, dico, in effetti il Milan ha perso con l'Atalanta, con il Napoli, con la Juve, con l'Inter. Che cazzo di scudetto è? Ma non può vivere, infatti, non può. Ah, quello Spezia? No, no, parlavo di Big. Ti dico lo Spezia, ti dico, Conte perde, questo te lo dissi quando eravamo da te al lavoro, perde Zwei due partite di media a campionato. Vuol dire che con la Juve dei record ha perse zero. Lui ha fatto il campionato da imbattuto, ma non come Capello con Van Basten e Gullit. Con Giaccherini ha fatto zero, con Padoin. In più al Chelsea ne ha perse quattro, ma ci sono più partite. Lui ne Siccome ne ha perse due già Conte, di cui una a Genova e il derby di sfiga, secondo me Conte ne può perdere una ancora. Calcolando che non bisogna ragionare su quante partite ci sono, ma quante partite ci servono per arrivare. Noi ogni giornata che passa ce ne serve una in meno, ne possiamo perdere una in più. Perché Esatto. adesso cosa che è? Vindes? Udes? Vindes? Non lo so. A noi ce ne manca uno in più col Sassuolo che è una vittoria, quindi sono 3 punti in più che vanno da Allora noi. ne mancano 11 a noi, agli altri ne mancano 10. Vuol dire che se passiamo indenni questa qua di Andiamo pappa. un attimo che di fuori, dai. Dai, Voglia dai. Grazie aperta. Joe per la big donation, ti abbracciamo, potevi fare una domanda, ma so che a te piace sostenere il canale. Io chiaramente con queste donation porto a fuori un attimo che c'è questo Giovanni che ha rotto i coglioni. Cosa vuole? Ma dice un sacco di cagate su, non lo so. Ecco, io non ho un moderatore. Bloccate Giovanni Moi. Giovanni, vediamo che cagate dice. Vediamo un po'. Adesso Conte Marotta, poveri sfigati. Ah beh, quindi è così. Quanto rosica. Bloccate. Intanto, lascialo rosicare. È divertente quando dicono così. È bello, dai, È bello infatti quando dicono, più dicono così, più è bello. io. Interisti. Ignoranti, orgogliosi di essere ignoranti, Non saremo perché tanti, ma non ignoranti di saremo tanti, ma ignoranti. Lasciamo gli altri che sono intelligenti, che si alleano. Esatto. Allora, andiamo anche un po' fuori, io poi ti rubo ancora poco perché quando arriva l'ora abbiamo 7 minuti, ragazzi, quindi spazio alle domande con donazione. No, vabbè, ma ragazzi, ci Super mandano sticker. super adesivo, caro Marco, senza neanche io mi sento in colpa. Senza domande, Marco ci dà 19 dollari. Perché Dollari. i soldi sono belli. Perché lui ricorda il Dollaruma. Grande. Marco, fai una domanda. Ti ringrazio, vorrei sbandierare Fai tutte le domande nuovamente. che vuoi. Tanto abbiamo vinto lo Marco, da live. scudetto, campioni d'Italia. Oh. Eo! Marco, ti dedico il coro, il primo coro campione d'Italia. Ti dedico questa live insieme a tutti i ragazzi e alle Big Donation. Dopo ti rimetto nel finale, lascio la tua donazione. Grazie mille. Se vuoi fare una domanda, puoi farla e ti metterò nei 5 minuti finali come Big Donator. E grazie mille. So dollari, vuol dire che sei degli Stati Uniti. Beh, sei mai stato negli Stati Uniti, Menghi? Io mai. Mai. Mai, cazzo, neanche io. E sai cosa dico? Non ho Che mai avuto occasione, no. non Non me ne ho mai frega un avuto. cazzo. Eh? Che non me ne frega un cazzo di andare. Ma non è che divento matto se non ci vado. Sì, 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 sì. Manuel Ragonesi, grande Manuel che ho Manuel ricevuto. Quadrato. A proposito, al Menghi devo dare promesso la maglietta di Educazione Ambrosiana, quella con i tirapugni, i cannoni e la Madonnina. Te l'ho Certamente, vabbè, presa. certo, è. Quella te l'ho presa. Te l'ho presa, ma E l'ho la data. domenica allo stadio per seguire l'Ambrosiana e o guerriglia urbana. Questa l'avevo dimenticata. E attenzione perché oggi è un Menghi raccolto il sabato, la poltrona. Ma io Ma sono raccolto, sono allora, consapevole che.
che l'Inter la trasferta di Livorno, la intanto Manuel, grazie mille. Su Fabio is meglio che one, grazie Manuel. Beh, certo. Grazie mille, Fabio al quadrato, Fabio e Fabio, grazie mille a Manuel e grazie di cuore ovviamente ai dollari del super sticker di Marco che voglio rimettere in evidenza. Concludiamo questa super puntata, io vi ringrazio, state qua, ci siamo, abbiamo ancora c'è. Allora, a un certo punto si va a Livorno, giusto? Certo. Ed è una trasferta dell'anno... 2006. Quindi è l'anno dello scudetto più bello, secondo me. Quello di cartone è il più bello, eh? Quello di cartone, esatto. Trasferta a Livorno. Gennaio, febbraio? 6 gennaio. 6 gennaio! Treno o pullman? Treno. Treno? Treno. Quindi si arriva in stazione a Livorno. In stazione a Livorno, dove ci sono i pullman arancioni che ti portano allo stadio. Com'era il gruppo? Compatto, abbastanza gente? Molto compatto, eravamo... Sul treno saremmo stati 500-600 di quelli giusti, con gli amici di Varese, i Blood Honor, che erano con noi, loro erano a trentina più o meno. E niente, si fa il viaggio in treno tranquillo, passando dalla Liguria. C'era già stato un Inter Livorno-Milano, io ero stato perché avevo vinto 4-0. Ma non era successo niente. Esatto, esatto, ti stavo dicendo che non era successo nulla, faceva freddo, me lo ricordo perché facevo ancora... lo pseudo giornalista, ero giù con Gino Bacci e mi ricordo invece quella trasferta è stata movimentata nel post partita, è stata durante la partita ma soprattutto nel post, perché siamo arrivati in stazione, come sempre c'è la polizia, sali sul pullman, ti portano allo stadio, ti mettono nella tua gabbia, all'arrivo niente, tutto a posto, zero, nulla, niente. E stadio com'è di Livorno? Non sono mai il Picchi. È vecchio, stadio anni 30. Saluto Leo Picchi, carissimo amico. Sì, vecchio stadio, classico stadio di 20.000 posti, normale. Noi siamo nella gabbia, il settore ospiti. E poi là ci sono le balle. Partono un po' gli insulti tra le due tifoserie, come giusto che allora, sia. Sono belli da vedere come tifoseria. Come? A parte che ci stanno sul cazzo, ma come tifoseria sono belli, fanno casino, sono belli da vedere? Normali. Ah. Niente, senza infamia, senza lode, per essere una tifoseria che milita in C, B, è una bella tifoseria a livello di Serie A, normale. Al sud c'è di meglio? Eh? Al sud c'è di meglio, tipo Salerno. Ho visto Como Inter a Como, dove i comaschi hanno fatto una figura incredibile a livello vocale. Mi aveva impressionato tantissimo. Dopo sono retrocessi loro, ok. Non era quello di Battistuta? Non mi ricordo, comunque c'era aveva segnato Vieri e Recoba. Vieri e Recoba, no, c'ero anch'io, io ero col gruppo Brusco, allora mi ricordo anch'io, sì, hanno cantato, sì, tantissimo, comunque va bene. Poi gli insulti classici che ci sono allo stadio, partono gli soliti insulti, noi riusciamo a rubare uno striscione di loro, di quelli che erano di fianco noi in curva, ma erano quattro scappati di casa, vabbè, siamo usciti a prendere sto striscione, l'abbiamo bruciato, ma niente di che, perché è un gruppo insignificante di loro, diciamo. Poi finisce la partita, normalmente quando finisce la partita, a quei tempi nel 2006, cosa succede? Che i tifosi ospiti restano nel loro settore col cordone di polizia schierato che non ti fa uscire, fanno defluire tutto il pubblico di casa, poi quando non c'è più in giro nessuno fanno defluire i tifosi ospiti che vengono riportati in stazione e tornano a casa. Di solito succede così. Quel giorno lì finisce la partita, noi usciamo dal settore e non c'è nessun schieramento di polizia. Capito? Intanto... quindi noi usciamo liberi dove ne abbiamo voglia. Ok? È incredibile sta cosa. Usciamo no, un po' voluta, un po' organizzata, cioè un po' che qualcuno... noi non ci sembrava vero, più bello di così, di andare dove vogliamo, cosa... usciamo fuori in una settantina di ultras, ok, per dopo c'erano gli interisti toscani, le famiglie che loro andavano per i cavoli, noi in una settantina ci guardiamo in faccia, siamo fuori, giriamo l'angolo per andare sotto la curva del Livorno e vediamo i livornesi invece che venivano verso di noi. In buon numero? Loro sono stati un 200 almeno. Attenzione perché il finale. È ormai è acqua passata. No, ma il finale è la prossima volta, perché di storie così
di trasferte. Io vorrei che mi parlassi di Non patti. 200, noi una sessantina, no? Una roba Ah, del genere. Toh. loro 200. Sì, però non conta un cazzo se loro sono 200 e noi 60, perché alla C'era fine sul quando... giornale, c'era tutto sul Alla giornale. fine quando ti incontri, anche se sei in 60, non cambia un cazzo, hai capito? Perché le prime linee sono sempre quei 30-40, da una parte e dall'altra, e non li abbiamo tirati giù come birilli. E con questa trasferta di Livorno, poi io voglio che mi racconti Al primo Palermo. impatto sono caduti come birilli, al primo impatto. Perché dopo, non so se... quando succedono queste cose ci sono il primo impatto che dura 30, 40, 50 secondi, torni indietro, secondo impatto, terzo impatto, poi dopo c'è chi scappa e chi non scappa, hai capito? Al primo impatto come birilli, al secondo impatto come birilli, al terzo impatto hanno cominciato a tirare tanti di quei sassi che piovevano. Mattonata, che c'era anche Eh? tuo fratello, rischio mattonata Sì, altissimo. mattonata, perché c'era un cantiere edile lì in zona, la loro non prima linea è andata a prendere tutti i sassi che c'erano, ci tirano tutti quelli, poi è arrivata la Celere che ci ha caricato noi e quindi dopo è finito tutto. Sarà durato 5 minuti il tutto, non di più. Però c'è E dopo stato, no. grande, no, perché c'era sui giornali, ma l'abbiamo sentito. Sì. Ok, aspetta che sono con i saluti, Giuseppe. Grazie mille per il caffè, ringrazia anche tua moglie per me e per il Menghi, forza Inter sempre, carissimo Giuseppe Fuschi. E l'ultimo è Roberto Marino, lo faccio leggere a te, così ti saluto. Io ringrazio il Menghi, 700 persone di sabato senza avvisare, non le ho fatte neanche con non lo so con chi, veramente io mi commuovo. Grandi ragazzi per questi momenti, ma Di Cagno e Cassano su Lukaku, punto di domanda, questa è per te. Sì, essendo che non seguo Cassano, perché Cassano dove lavora adesso? Cassano non fa... è su Bobo TV. E Bobo TV non la guardo, quindi non so cosa dice Cassano. Mai Cassano l'anno scorso ha detto come noi vinciamo lo scudo? Noi l'anno scorso abbiamo fatto un po' la cazzo. L'anno scorso abbiamo voluto essere ottimisti. Quest'anno Cassano che cazzo c'ha con l'Inter? Ma porca di quella. O che si diverte a fare il bastian contrario. Ma perché sui Che ce l'ha un social? po' di carattere di essere uno che va Sì, è una controcorrente, no? pizza feu. Ecco, oppure c'è qualcuno che gli dice che deve dire così e lui prende dei soldi. Non vedo altro, non vedo altro. Beh, Nonostante che a me però... Beh, Cassano a me è simpatico, diciamo, però non capisco perché deve andare quest'anno è contro l'Inter, nonostante che lui è interista, l'ha sempre dichiarato, da bambino era interista, quindi sì, boh. ma scusa, stavo guardando un attimo perché siamo anche su un'altra piattaforma. No, dicevo, questa cosa di Cassano, vabbè, io ti confermo. Io sono uno che quando abbiamo comprato Lukaku io avevo dei dubbi, e ce li ho tutto, i miei dubbi che avevo erano dubbi fondati e tuttora non mi vergogno a dirlo che comunque per me Lukaku è tra i primi 7-8 attaccanti al mondo in questo momento, ma per lo strapotere fisico, per il fatto che Conte l'ha messo in una certa maniera, lui si sente il leader dell'Inter e lui ama giocare nell'Inter, l'ha sempre detto Cassano, Cassano scusa Lukaku, gli va dato atto di sta cosa, ma tecnicamente, dal punto di vista tecnico puro, del tocco di palla dei piedi, c'ha molto ancora da lavorare, Lukaku. Dice però Stellini, me l'ha mandato il ragazzo di Como di prima, che oggi era in collegamento con dei suoi parenti perché il figlio è in classe con sua mamma, fa l'insegnante, insomma, per farsi capire, ha detto un sacco di cose importanti, ha detto che la mentalità di Conte ha influenzato tutti, ha fatto capire in modo diretto cosa sia successo fra Eriksen e Conte, poi dice Lukaku, il calciatore preferito di Conte, ritengono che l'unico problema con se stesso è con se stesso di Lukaku, perché non è davvero consapevole ancora del fatto che lui sarebbe un calciatore totalmente infermabile. Poi dicono È Sanchez vero, casuale è senza vero. ritardo, mentre l'uomo spogliatoio è Brozovic, un talento unico, cuore incredibile, alza sempre il morale. Sì, Brozovic è matto. Cosa ne pensi di... No, per qua stanno dicendo una cosa diversa, È anch'io... vero, è vero, è vero, è vero. A me quando... Lukaku a volte deve essere più consapevole dei suoi mezzi, soprattutto quando può andare in contropiede buttando palla avanti e facendo spalla a spalla col E difensore. anche nel tiro in porta... 8 volte su 10 lui va via. Sì, ma Perché c'ha una... nel tiro in porta non è mai nel tiro devastante. in porta non è un grandissimo,
Come Nel mai? tocco, come mai? Tutto Dite il che tiro. devono lavorare gli allenatori. Un po' Esatto. deve avercelo nel DNA, ovviamente, già. No, aspetta, lui ha il tiro in corsa e il tiro a giro, ok? Lui non Ma ha il tiro da tiro da fermo. fermo non ce l'ha bello, eh. Come dice Giancarlo, stonf, sbonf, fa quei tiri. E poi anche certi tocchi di palla, di certi passaggi che potrebbero essere determinanti, deve calibrare di Sì, più il dosaggio del passaggio. Dopo, vabbè, ma stiamo parlando meglio. di dettagli che lo farebbero diventare un No, fenomeno certo, loro, eh. parliamo. Però facci caso, fai il cross del gol al BB Milan per Lautaro, testa alta, gliela mette, poi deve toccarla dietro in corsa e la sbaglia. Errore Quindi clamoroso, esatto. lui ha il tiro a giro, ma non ha. Lui è come se aprisse. Infatti vedi che su rigore segna sempre. Certo, perché ce l'ha il tiro a giro da fermo su rigore, cioè, non scusa, da fermo in corsa, quando lui invece ha la palla tra i piedi. Non riesce a dar potenza, non riesce a indirizzarla. Vabbè, io ringrazio perché ho sforato e voglio impormi qua sui vari social di essere Un'ora. puntuale. Ho chiesto un'ora e un'ora sia. Io vi ringrazio di cuore, siete stati grandissimi. Io ce la metto tutta per portarvi The Menghi Show, il Menghi nazionale. Successone, ovviamente, le vostre donazioni. Io ringrazio tutti. Chi ha donato 0,90, chi ha fatto le big donation, chi ci ha mandato i dollari, chi ci ha mandato. E ovviamente. Come sapete, tolta la parte per YouTube che zanza e guadagna su di noi, ovviamente questa pizza dell'altra volta diventerà una cena con Menghi, con la telecamera che è qua e che lotta con gli ultra. E a quel punto lì, quando faremo questa mangiata, o se non si potrà, prenderemo dei bistecche giganti così, a quel punto lì sarete voi protagonisti e vi faremo salire e fare le domande con le telefonate. Grazie, grazie Menghi per la disponibilità. Buon sabato. E forza Inter, e Sempre. quando vuoi tu ci sei, poi io lo dico a tutti, sto studiando un programma non più fatto così, eccetera, e magari Antonio Conte lo portiamo dal vivo, però una cosa molto più strutturata perché tu sei un one man show, ok? Oggi in versione Campioni d'Italia. e io la chiudo qua, sei il numero uno. Campioni d'Italia, grandi Di sicuro. campioni d'Italia e vediamo l'ultimo che si tocca le palle. 3, 2, 1. Meno 5. Qualcuno dice meno 5. Grazie a te, Danilo. Niente. Devi ridirlo. 3, 2, 1. Campioni d'Italia. Ciao a tutti. Ciao, Ciao a Meni. tutti, ciao.